Ciao a tutti, bentornati su Antimetra, siamo i Lorenz. E che robe? Ultimo unboxing dei mezzi Commander introduttivi, apoteosi di pedine. Quindi qua si creano tante pedine. Bianco-verde, abbiamo Emara, Anima dell'Accordo. Chierico elfo. Anche qua una carta che è stata subito un upgrade, visto che era una carta rara. Emara dice, ogni qualvolta Emara viene tappata, crei un soldato 1-1 bianco con legame vitale. Quindi, dal nome e dal comandante possiamo capire che questo mazzo fa quello che riesce meglio a Celesnias, Ovvero fare ovvero pedine. esatto. Speriamo che non sia un'illusione come il Rakdos. No, ma anche perché qua, cioè adesso sì, ti immagini che non fa pedine, cioè adesso Sarebbe orribile. Il nome poi del mazzo apoteosi di sarebbe. pedine senza pedine. No, dai, non, è una cosa impossibile, non può succedere una cosa così. Il Rakdos proprio era, dai dai, è il mazzo migliore dei 5, qui ci sono delle cose super e poi non c'era niente. Cioè era proprio, c'era cioè era uno scherzone il Rakdos, dai. Hanno voluto farci lo scherzo, perché gli altri hanno tutti bene o male un capo e una coda. Esatto, Là c'era la coda, ma non c'era il capo. non c'era il capo proprio. C'era il comandante. C'era il capo di Art Attack. Era veramente come il capo di Art Attack, c'era lui che faceva il Sì, capo? mi ricordo. Oh! Ce la fai, Lori? No, 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 non ce la posso fare. Ho un po' di sana violenza ogni tanto. Ecco qua. Via la cartaccia. Eccolo qua. Si inizia subito con un Way! Planeswalker. Questo ha già un Evocatore del Branco, tanta roba. Qui abbiamo una serie di Morardo Comitai, insettazzi, Tranzi, Umbraldrazi, Saprolinx, Sacrolinx. Bestia felino, soldato, guerriero umano, felino, soldato, guerriero Ok, onesto. Allora, dopo aver visto Emara, guardiamo subito a Gianni, Evocatore del Branco. Questo è un Planeswalker che mi è sempre piaciuto e non ho mai avuto. Costa 3, entra con 4, col più 1 scegli una creatura bersaglio, metti un più 1 su di essa. Col meno 3 una creatura bersaglio a volare e doppio attacco fino alla fine del turno. Col meno 8 creiamo X pedine felino 2-2 bianche, dove X sono i nostri punti vita. Quindi un meno 8 che fa tanta roba, però difficile da fare, No, sì. specie in un mazzo come questo qua. Comunque dai, Vocatore del Branco c'è, e questa è la cosa importante. Retata in città. Costa 3, distruggi tutte le creature con costituzione pari o superiore a 4, quindi salveremo le Ok. nostre pedinazze. Emblema del comandante, costa 4, le creature che controlli prendono più 1 per ogni volta che hai lanciato il tuo comandante dalla zona di comando in questa partita. Bella Ci questa, sta, questo qui è molto molto bella. forte, sì. Da quando che il nostro comandante in questo caso costa 2 ed è, avendo il verde dovrebbe essere munito di un po' di ramp. Quindi andremo a vedere se è veramente così. Alba di Speranza costa 2, ogni qualvolta guadagni punti vita puoi pagare 2 se lo fai peschi una carta. Tappando 4 creiamo un soldato 1-1 bianco con legame vitale. Ok. Dettami di Heliod, lampo, le creature che controlli prendono più 2, vabbè onesta. Rifugio dei Felidar. Questa qui era forte. Questa qui era quella con cui fai È quella che in in Karametra Karametra faccio, ti fa fare tanta mi fa roba brutta. vincere, Sì, quella ti che mi fa fa vincere vincere in la dannazione a Karametra. quell'incantesimo. Costa 4, ogni volta un'altra entra nel campo di battaglia sotto il nostro controllo, scegliamo uno, creiamo un felino 2-2, mettiamo un più 1 su ogni creatura che controlliamo e quelle creature hanno cautela fino alla fine del Da non turno. sottovalutare il rifugio dei Felidar. L'ora dei conti costa 7 e ha convocazione, distruggi tutte le creature in un pedina. Bellissima. Spettacolo. Mentore degli Umili costa 3, ogni volta un'altra creatura con forza pari o inferiore a 2 entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, puoi pagare 1 se lo fai peschi una carta. Ci sta di brutto. Zenith del Sole Bianco, tra bianchi e X, creiamo X felini 2-2 bianchi, rimescoliamo lo Zenith nel Ok, Grimorio. fantastico. Onesto. Campionessa di Lambert, fortissima. Ogni qualvolta. Allora, no, le creature con forza inferiore a quelle della campionessa non possono bloccare le creature che controlli. Ok. Ogni qualvolta un'altra creatura entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, metti un più 1 sulla campionessa. Questa Beh. qui è da Commander serio, cioè non è una cartaccia. Questa no, no, questa è tanta, Cioè, tanta roba. ci sono già delle carte molto forti qui dentro. Gerofante di Citano, costa 4, le altre creature che controlli hanno tappa, aggiungi verde. E qui ti dà un bel po' di mana con tutte le pedine che fai.
Censo collettivo, pesca una carta per ogni creatura che controlli, a costo 6, mm-hmm, pesantina, ma ci sta. Stagione raccolto. Passi nella segna del tuo grimorio per trovare fino a X carte terra base, dove X è il numero di creature tappate che controlli, metti quelle carte sul campo di battaglia tappate, poi riniscola. È forte. Forte, forte, forte. Molto. Nido di Calabroni. Costa 3-0-2 difensore. Ogni colta viene inflitto danno al nido di Calabroni, crea altrettante pedine e creature insetto 1-1 verdi con volare e tocco letale. Questa carta l'abbiamo vista usata, almeno tu l'hai usata sicuro, contro di me e anche un altro al GP di Bologna, al Command Festival di Bologna. Era orribile, orribile, non riuscivo ad attaccare. Perché se l'altro è una creatura grossa io avevo una creatura 8-8, quindi immagina te quanta voglia avevo di fare sotto dei calabroni. Esatto. No, dei calabroni, degli insettazzi. Però abbiamo la regina di calabroni che costa 7, volante e tocco letale. Quando entra crea 4 pedine insetto 1-1 verdi con volare e tocco letale. Quindi okay, tanta tanta roba la regina dei calabroni. Okay. Rishka, rinnegato di Pema. Quando entra scegli fino a 2 creature bersaglio, metti un +1/+1 su ciascuna. Ogni creatura con un segnalino che controlli a tappa aggiungi verde. Ok, un altro modo per aggiungere melma della carogna. Tappa un verde, esilia una carta da un cimitero. Se era una creatura metti un +1/+1 sulla melma e guadagni una vita. Bello. Ballo zampatonante, questo mi piace un sacco. Costa 6, un 5-5 travolgere. Contenente. Fintanto che controlli il tuo comandante, il ballo prende +2/+2 e l'altra creatura prendono +2/+2 travolgere. Fortissimo. Forza della vegetazione, costa 8, all'inizio del tuo mantenimento crea un saprolinge 1-1 verde e lui è un 7-7, così. Okay, sì. Mutazione dell'aura, istantaneo a costo 2, bianco e verde. Distruggi un incantesimo, crea X saprolingi 1-1 verdi, dove X è il valore di mana di quell'incantesimo. Sì, sì, forte. Cameratismo, costa 6, guadagni X punti vita e peschi X carte, dove X è il numero di creature che controlli. Le creature che controlli prendono +1/+1 fino alla fine del turno. Onesta, onesta. Ci sta. Benedizione collettiva, costo 6. Incantesimo. È il terzo incantesimo che potenzia le creature? È il secondo tutto. Perché c'era la benedizione di Eliod, altro non me lo ricordo. Quello che prendi +1/+1 per ogni volta che hai lanciato il comandante. Ah sì, il comandante, terzo incantesimo. Cadì. Scorta intrepida, costa 3, sacrifica la scorta, le creature che controlla è indistruttibile fino alla fine del turno. Tanta forse roba. Questo, sì. Marcia delle moltitudini, costa 2 bianchi, un verde e X a convocazione. Creiamo X soldati 1-1 bianchi con legame vitale. Bello. Trostani di scorde, questo qui è Gilde di Ravnica, sì, in sostanza. Sì, questo è Gilde di Ravnica. Costa 5, le altre creature che controlli prendono +1/+1, le trostani di scorde... Quando entrano, creiamo 2 soldati 1-1 bianchi con legame vitale. All'inizio della sottofase finale, ogni giocatore prende il controllo di tutte le creature, okay, che possiede. Va bene. Idolo dell'oblio, tappandolo ci fa pescare una carta solo se abbiamo creato una pedina. E tappando 8 e lui, sacrifichiamo l'idolo e creiamo un Eldrazi 10-10. Okay. Tavola del principio, costo 4. Tappando 4 e lei, scartiamo la mano, peschiamo una carta per ogni creatura che controlliamo. Beh, se siamo rimasti senza e abbiamo tante creature, ci ricarica. Questa è tanta roba. Buone. Panorama di fronde, villaggio fortificato, tempio della prosperità e abbiamo la triade di terre starter. Tribunale del conclave. Convocazione, quando entra esiliamo permanente finché il tribunale non lascia il campo. Ok. Luce divoratrice, sempre convocazione, esiliamo creatura attaccante o bloccante. Sentiero dell'esilio, che esiliamo creature su controllore, rampa una terra tappata. Difesa delle radici, popola. Quindi crea una pedina che è una copia di una pedina creatura che controlli, di una ne. Le creature che controlli hanno indistruttibile fino alla fine del turno. Forte. Tanta roba. Valore ad Akros, costa 4, quando entra è sotto il tuo controllo, le creature che controlli prendono +1/+1 fino alla fine del turno. Ogni volta una creatura entra Questa qui è fortissima, che se hai una di quelle carte che ti fa creare tante pedine in un solo turno e hai già una bella board che può attaccare, sì, fai un potenziamento tipo +7 +7 o +10 +10 in una sola tanta volta. Tanta roba. Prima di una combat, quella è devastante. Pellegrino di Avacyn. Verde 1-1, tappa aggiungi bianco. Ok, bellissimo. Maledizione dell'abbondanza, incanta un giocatore, quindi non è un anatema. Quando il giocatore incantato viene attaccato, stappa tutti i permanenti non terra che controlli. Ogni avversario che attacca quel giocatore stappa tutti i permanenti non terra che controlla. Bello. Testimone Eterna, molto forte, costa 3. Quando entra riprendiamo in mano una carta dal nostro cimitero. Sì. Elfa del rifugio lontano ci fa rampare una terra tappata quando entra. Ok.
Grande Quercia Guardiana, costa 6, 4, 5, Lampo Raggiungere. Quando entra, le creature controllate da un giocatore bersaglio prendono più 2 più 2 fino alla fine del turno. Stappale. Ok, bella questa cosa. Fa in difesa. Bella perché puoi anche farla quando qualcuno attacca qualcun altro, quindi onesta. Armonizzare. Pesco 3. 4, peschiamo 3. Maga di Giada. Tappando 3 creiamo un saprolingio. Sentinella di Giaspera. Costa 1, è un 1-2 raggiungere. Tappala, tappa una creatura stappata che controlli, aggiungi un mana di un qualsiasi colore. Okay. Protezione di Karametra, incantiamo una creatura. Quando entra la protezione peschiamo, la creatura incantata tappa, aggiunge un mana di un qualsiasi colore. Druido Fogliforme, tappa, aggiunge verde, se controlli 4 più creature ne aggiunge 2. Okay. Guardiano Fedele è molto forte, costa 5, 4-4, travolgere, tenente, all'inizio del combattimento del nostro turno, se controlliamo il comandante mettiamo un più uno su ogni altra creatura. Questa qui è devastante. Su ogni creatura, quindi anche su di lui. Sì. Spedizione di Nissa, costa 5, convocare, passi a sé il Grimorio per trovare fino a 2 carte terra base e metterle tappate. Ok, ci sta. Pastore di Magi Vuoto, tappa 4 creature stappate che controlli, spacchi artefatto o incantesimo, molto forte. Molto forte perché sono tutte abilità, sia il convocare che questa, che le puoi fare con le pedine che hanno la debolezza di evocazione, perché è l'effetto che le tappa. Sopraffare, bellissima, le creature che controlli hanno più 3 travolgere fino alla fine del turno. Istinto travolgente, ogni colotta attacchi con 3 più creature, peschi una carta. Presenza di Gond, la creatura incantata a tappa crea un elfo guerriero 1-1 verde. Saggia della Rivendicazione, quando entra puoi distruggere artefatto o incantesimo. Ok. Spargere i semi, crei 3 saprolingi e ha convocazione. Collina delle Spore, 3-3 a costo 5, terraferma, quando una terra entra creiamo un saprolingio. Bello. Voce di Molti, costa 4, quando entra pesca una carta per ogni avversario che controlla meno creature di te. Quindi ottimo peschino. Maia, protettrice di Bretagard. Costa 5. Le altre creature che controlli prendono più 1 più 1. Terraferma. E creiamo un guerriero umano 1-1 bianco. Bello. Evangelista di Selesnia. Costa 2, 1-2. Tappa 1, lei, e tappa una creatura stappata che controlli. Creiamo un saprolingio. Un po' tanto, però insomma... Il mago della Gilda. Il mago della Gilda. Creiamo saprolingio, potenzia le creature. Rivendicazione esilie 2 artefatti o incantesimi a ciclo terra base, onesta. Poi abbiamo sigillo arcano, sfera del comandante, anello solare, talismano dell'unità, un po' di Tapland, la terra di comando, palazzo degli elfi, dentro tappato, sì, palazzo degli elfi, ma è una Tapland lurida. Tapland che ci fa una vita. Allora, istinto della resistenza. Tappa, aggiungi in colore. Tappala, tappa una creatura stappata che controlli e aggiungi un mana di un qualsiasi colore. Okay. Onesta, dai. Un'altra Tapland. Vitu Gazzi. Crea saprolingio. Creiamo un saprolingio. E Terrazze. Direi che ci sono molte bombe in questo mazzo. Sì, molte bombe. Un po' peccato per il Planeswalker che... Sì, lo vedo un po'... Insomma, hanno fatto bene perché non aveva delle... Mi sa che non aveva delle gran ristampe Evocatore del Branco. Però... ha fatto bene. Nel resto complesso mazzo bello, mazzo, anche questo sì, sembra molto equilibrato, rampa bene, mazzo bello, ci sono mazzo tante cose solito. Che potenziano pedine, ti fanno fare tante pedine, quindi cioè, quelli che abbiamo visto secondo me a mio parere è il più bello. Sì, perché è più divertente da giocare. Sì, sì, sicuramente io metterei questo qua e il volante tra i migliori. Esatto, poi dopo migliori. Il Draghi è bello, anche Gis e Geralt, però sono un po' più classici. Sì, meno... E ultimo ovviamente Rakdos. Rakdos che comunque non era male, però non continua a non digerire il comandante. Comunque possiamo tirare le somme e dire lunga vita agli starter deck introduttivi che li facciano tutti gli anni per i nuovi giocatori. Ci sta, dai. Perché sono fatti bene. Mazzo a prezzo contenuto, sotto Natale... per invogliare qualcuno a iniziare a giocare, così è anche un prodotto che non viene fagocitato dal giocatore di Commander e poi dopo i negozi restano senza, almeno speriamo che non succeda questo, che vedremo. Se è un prodotto che ogni negozio gli ha a disposizione per i giocatori nuovi, sicuramente è un qualcosa di buono. Altrimenti è tutto. Al prossimo video.